Thank you In questo numero la Regione Toscana assume 310 nuovi posti di lavoro, alcuni bandi di concorso sono già in pubblicazione, centinaia di candidati. Pendolaria 2019 premia la Toscana grazie agli investimenti della Regione e dati positivi nell'ultimo rapporto di Lega Ambiente. Whirlpool, la Regione, chiede garanzie. Il presidente della Regione Rossi incontra a Siena le organizzazioni sindacali preoccupate per le scelte della multinazionale. Pane Toscano Dop OK al Consorzio di tutela, riconoscimento ufficiale del Ministero per le politiche agricole. È formato da 18 panificatori e mulini. Spesa per tutti i 2020, la Regione ha finanziato con 150.000 euro l'edizione 2020 del progetto rivolto alle famiglie in difficoltà economiche. L'assessore regionale al personale Vittorio Buglia ha presentato il nuovo piano di assunzioni della regione toscana, 310 nuovi posti di lavoro in vari settori a fronte di un numero analogo di pensionamenti. L'assessore Buglia ha spiegato come le politiche degli ultimi anni siano servite a creare lo spazio economico per procedere con i concorsi e per riconoscere i miglioramenti contrattuali al personale esistente. Ridotto di circa 5 milioni l'anno i costi della politica, di circa 25 milioni l'anno i il costo del personale. Questo ci ha messo in condizione di poter da un lato dare dei giusti riconoscimenti al personale che era dieci anni che era fermo in tutte le posizioni eh, economiche. Abbiamo fatto l'applicazione del nuovo contratto, ora stiamo facendo le progressioni orizzontali e si concluderanno il prossimo anno o l'anno successivo per sostanzialmente tutti i dipendenti della regione, abbiamo fatto le stabilizzazioni, abbiamo fatto qualche nuova assunzione di categorie protette. Grazie alle nuove assunzioni sarà anche possibile abbassare l'età media dei dipendenti della regione, i concorsi sono rivolti sia a persone laureate che non. Proprio stamani sono iniziate le domande per un, uno di questi concorsi che appunto porteranno circa 310 lavoratori in più nella nostra regione in vari settori. Eh, il concorso che si è aperto stamani è un concorso per, giovani, per laureati, si spera giovani, eh, 89 posti. Eh, nelle, nella, in questa mattinata, già nelle prime ore, avevamo più di 200 domande. Per alcuni bandi già in pubblicazione sono arrivate centinaia di domande. Il trasporto ferroviario in Toscana promosso a pieni voti nel rapporto pendolaria 2019 di Lega Ambiente. Grazie agli investimenti della Regione Toscana nel biennio 2016-2018 sono entrati in servizio in Toscana 60 nuovi treni e con il nuovo contratto di servizio siglato con Trenitalia dal 2020 al 2035 ne saranno acquistati altri 100. Il 90% entrerà in funzione entro il 2024. Accanto a questo ci sono anche gli investimenti in infrastruttura che sono in parte sollecitati ma soprattutto anche cofinanziati. Da parte della regione, sto parlando del raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, il primo lotto andrà in completamento nell'arco di quest'anno. Quest nei prossimi mesi, e poi il raddoppio della Granaiolo Empoli, l'elettrificazione del, eh, della tratta tra Siena ed Empoli. I treni che già oggi viaggiano in Toscana sono tra quelli con l'età media più bassa a livello nazionale, con il nuovo contratto saranno garantiti anche ulteriori standard di qualità. Mantenere a Siena lo stabilimento Whirlpool e ottenere garanzie per il futuro dei lavoratori? Queste le richieste rivolte al governo dalla Regione Toscana. Il punto sulla vertenza è stato al centro di un incontro tra il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e i sindacati. Da capire a Detto Rossi se il piano industriale è stato rispettato e se le risorse messe a disposizione dalla Regione sono state usate. Si tratta di capire se davvero esiste un'idea, una strategia per il futuro per questo sito. E nel frattempo a aprile impegnare il governo a rinnovare la protezione sociale perché i lavoratori vogliono stare dentro lo stabilimento. I sindacati hanno spiegato che lo stabilimento di Siena è da tempo sottoutilizzato e che si avvicina aprile data di scadenza dei contratti di solidarietà. Intanto da giorni è scattata la mobilitazione generale dei lavoratori in tutte le sedi italiane della multinazionale. Il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto il Consorzio di tutela del pane toscano, di cui fanno parte 18 panificatori e mulini che producono ogni anno un milione di chili di pane. Il riconoscimento arriva a quattro anni di distanza dal via ufficiale alla DOP. Per noi come regione toscana è fondamentale perché ogni tipo di prodotto è rappresentativo di un territorio, dietro c'è una storia, una cultura, una tradizione, ma principalmente c'è una sicurezza alimentare ed una salubrità. Aspetto che noi teniamo molto perché difendiamo molto lo stile di vita toscano, e perché è un segno distintivo della nostra regione e quindi questi sono tutti i riconoscimenti che ci rendono orgogliosi come regione toscana. Il Consorzio di tutela del pane toscano dovrà gestire il marchio e tutelare i prodotti DOP dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale con il disciplinare del pane toscano dopo, viene una tutela a 360 ⁇ noi produttori e i consumatori. Noi perché sappiamo di offrire un prodotto veramente 100% eccezionale, sotto tutti i punti di vista, e non sto a elencare le caratteristiche che ho già appena detto, e il consumatore praticamente ha la certezza che quando gli diciamo che questo è il vero pane toscano è quello. Per aiutare le famiglie in difficoltà economica a fare la spesa anche nel 2020, torna Spesa per Tutti. Il progetto, finanziato dalla Regione con 150.000 euro, e presentato nella sede del Banco Alimentare alla Mercafir a Firenze, da Regione Toscana, Banco Alimentare, Caritas, Unicop, Conad ed Esselunga. Un progetto che mette in sinergia tanti soggetti e che funziona e funziona bene, nello stesso tempo, però, ha anche la constatazione di un bisogno alimentare che cresce. E che richiede sicuramente l'attenzione delle istituzioni e l'attenzione di tutti noi. È la Caritas a individuare le famiglie da coinvolgere nel progetto, dando la precedenza a quelle numerose che hanno al loro interno bambini e disabili. Nel 2019 sono stati consegnati 16.000 pacchi spesa, il doppio di quelli degli anni precedenti. Noi abbiamo rilevato 8.000 più 8.000 famiglie, ci sono 9.000 minori presenti in uno stato di povertà di povertà e attraverso i nostri centri, in parte modo abbiamo rilevato attraverso nuovi impori, abbiamo distribuito nello scorso anno 1.500 tonnellate di generi alimentari che sono andati a circa 3.000 famiglie. Nel 2020 l'obiettivo è distribuire almeno 19.000 pacchi alimentari.